Questa nuova playlist l'ho chiamata The Brain, il cervello, perché oltre alla grande passione per la storia e per Napoleone, un'altra mia grande passione è quella delle neuroscienze, della crescita personale, del self-help. Per cui ho deciso di cominciare una serie di video anche su quello che ho appreso in tanti anni di studio, sui libri che ho letto. Il primo libro di cui vi voglio parlare è The Creative Habits di Twila Tharp, un libro abbastanza innovativo di una persona che non è un guru della crescita personale né tantomeno un esperto di neuroscienze. Twila Tharp non è altro che una delle più grandi, è stata una delle più grandi coreografi che ha vinto decine e decine di premi, devo addirittura leggerli per citarne qualcuno: ha vinto due Emmy Award, Tony Award per Moving Out, Lasseter Award. Stiamo parlando quindi di una numero uno, di una persona che nel suo campo ha decisamente avuto successo. Quindi una persona da prendere a modello, così come spesso capita nell'ambito della crescita personale, cioè nel senso che molti scrittori si sono dedicati ad investigare sulle vite di chi ce l'ha fatta, di chi ha avuto successo e ne ha creato poi dei libri per cercare di trovare dei punti di contatto, dei punti comuni, dei punti di forza che avevano appunto in comune queste persone. Twila Tharp ha fatto di più, il libro l'ha scritto lei per cercare di determinare come lei stessa abbia fatto ad avere successo. Quindi ha elencato una serie di consigli che si basano su un concetto che è quello della creatività e del successo. Come creatività e successo possono andare a braccetto, come possono essere due facce della stessa medaglia. E analizziamo un punto per punto i consigli di Twila Tharp. Il primo è quello di seguire il vostro pensiero creativo, che in poche parole significa di andare a riconoscere quali sono i nostri talenti. Ognuno di noi ha una inclinazione, ha un talento particolare per qualche cosa, ma non sempre lo sappiamo, oppure se lo sappiamo abbiamo paura di investire su questa abilità, ma su questa passione anche che potrebbe essere nascosta, potrebbe essere in qualche modo oscurata dal tran tran della vita quotidiana. Quindi dare sfogo al proprio pensiero creativo nel senso di, come prima cosa, di individuarlo. Il secondo consiglio che dà Twila Tharp è di diventare esperti. Una volta che noi riconosciamo il nostro talento, la nostra sfera d'azione, qualunque essa sia, dobbiamo fare in modo di diventare degli esperti di questa materia, di questo lavoro. E quindi dedicare del tempo, impegnarsi a fondo, perché solamente poi diventando un numero uno, un esperto di quel settore, avremo successo. Può sembrare un consiglio abbastanza scontato, ma non lo è del tutto. Twila Tharp poi ci dice poi, come terzo consiglio, di essere appassionati. Cioè, questo talento, questa inclinazione che noi abbiamo e per la quale, dopo averla individuata e dopo averci lavorato, deve essere un'inclinazione, deve essere un lavoro di cui dobbiamo avere passione, con cui dobbiamo avere passione, lo dobbiamo svolgere, non per obbligo, ma lo dobbiamo svolgere con amore e con dedizione amorevole. Poi, c'è un particolare, un consiglio che è quello di adottare un rituale. È un qualcosa di diverso da un'abitudine, cioè avere dei piccoli rituali, delle piccole, diciamo, manie, che possano praticamente incentivarci a cominciare. Può essere scrivere un pensiero grato, recitare una preghiera, ognuno può scegliere il rituale che più gli aggrada. Ma secondo Twila Tharp, questo consiglio è stato valido almeno per lei. Un ulteriore consiglio è quello relativo all'ambiente.
L'ambiente di lavoro, la propria postazione, ma anche l'ambiente in cui effettivamente si svolge il proprio lavoro, il suo chiaramente non era una scrivania quello di Tuira Tarp, ma uno studio per la danza, deve essere ispiratore. Cioè l'ambiente deve essere tale che ci deve spingere a cominciare a lavorare, a dedicarci a quello che dobbiamo, a quello che dobbiamo fare. E ve lo leggo proprio un passo. Che di Tuira Tarp del libro in cui dice: quando entro nello studio sono sola, ma sono sola col mio corpo, con le mie ambizioni, con i miei ideali, le mie passioni, i bisogni, i ricordi, le distrazioni e le paure. Quindi quell'ambiente diventa un punto, un rifugio, una grotta, una casa, in cui uno, possa esprimersi al massimo. Il sesto consiglio di Tuira Tarp è di investire su noi stessi. Quindi va di pari passo con il consiglio numero due, quello di diventare esperti. Investire su noi stessi significa non fermarsi, fare corsi, cercare di conoscere le novità che ci sono nel lavoro o nella professione che abbiamo scelto e di continuare quindi a studiare ed investire, spendere dei soldi anche per la propria crescita nell'ambito di quello che è il lavoro che abbiamo pensato di intraprendere. Poi un ulteriore consiglio, che è il settimo di Tuira Tarp, è quello di non concentrarsi troppo sui soldi. Successo e soldi vanno abbastanza di pari passo. Diventare dei numeri uno in una professione, in un lavoro, ma in qualunque cosa si fa, anche diventare il numero uno su YouTube o diventare il miglior TikToker, porterà oltre al successo la fama, ma anche i soldi. Concentrarsi sui soldi, quindi avere come obiettivo però i soldi, in realtà distrae, perché se poi i soldi stentano ad arrivare, questo potrebbe essere un motivo di disincentivo, potrebbe portarci ad abbandonare prima del tempo, perché sia il successo con i soldi, diciamo, per ottenerli ci vuole il tempo. Quindi concentrarsi sulle entrate che mancano fa sì che probabilmente uno getti la spugna prima del tempo. Ottavo consiglio: fatelo e basta. Fatelo e basta. Fatelo e basta significa che non bisogna lasciarsi condizionare dalle emozioni, dai ricordi, di tutto quello che l'ambiente circostante può fare e come ci possa influenzare. Quindi, anche quando siamo tristi, anche quando una giornata no, anche quando quei ricordi del passato arrivano violenti, devastanti e che ci paralizzano, dobbiamo in qualche modo fare in modo di andare avanti. Andare avanti e di imporci di farlo, e qualche minuto magari di sosta, qualche minuto a pensare, qualche minuto anche per raccogliersi in se stesso e anche fare spazio alla tristezza, ma anche al dolore in alcuni casi, ma poi riprendere la propria attività. Molto legato a questo consiglio però c'è il nono, che è quello che dice: non fatelo per obbligo, però. E che è anche legato al consiglio di intraprendere un percorso con passione. Cioè, se però poi il lavoro che dobbiamo fare è un obbligo, cioè siamo obbligati a farlo per qualsiasi ragione, questo porterà prima o poi al fatto che o abbandoniamo oppure questa attività diventerà causa di stress, di depressione. Per cui mettiamo da parte tutti quanti gli altri aspetti e non facciamo diventare la nostra attività un vero e proprio obbligo. L'ultimo consiglio che la grande coreografa e anche poi diventata grandissima scrittrice Tuira Tarp ci dà è quello di essere sicuri. Essere sicuri vuol dire essere fiduciosi. Essere fiduciosi in noi stessi, avere fede che tutto quello che stiamo facendo ci porterà da qualche parte, che comunque progrediremo, che comunque avremo successo.
È probabile anche che non diverremo mai dei numeri uno, però avere fede in quello che si fa diventa fondamentale, diventa un modo per andare avanti, per non lasciare, per non gettare la spugna, per non abbandonare quando le cose sembrano andare male, quando per esempio il numero di iscrizioni al canale YouTube non cresce, oppure quando quella promozione tanto agognata non arriva, quando qualcuno ci supera anche se non ne ha i diritti, anche se è meno bravo. Ebbene, dobbiamo avere fiducia che le cose cambieranno e anche quando le cose sembrano mettersi per il peggio, pensare sempre che ci sia qualcosa di positivo in ogni cosa negativa e che tutto comunque contribuirà a far sì che i nostri sogni, le nostre aspirazioni, il nostro successo possa avvenire. The Creative Habit di Tuila Tapp è un libro che vi consiglio, non è che un libro che abbia cambiato la mia vita, come spesso molti YouTuber amano dire nelle loro recensioni, ma è sicuramente un libro che si fa leggere, è un libro diverso perché comunque è stato scritto da una persona che è di tutt'altro campo e che quindi all'interno ha messo molto di se stessa, ha messo molto di quelle che sono state le sue esperienze. E queste sue esperienze di vita che l'hanno portata a essere una donna di successo, una coreografo e coreografa di primo piano nel mondo della danza, ebbene, possono essere condivise e possono essere uno spunto di riflessione. Questo è il primo video di questa serie nuova del canale The Brain. Mi impegnerò e cercherò di proporvi altri argomenti, altri libri e spero che possano piacere, così come stanno piacendo per fortuna i video sulla storia, i video su Napoleone e su tutti quanti gli altri fatti interessanti e curiosi della storia.